È il grande equilibrio il motivo dominante della sfida Regina Cosenza. Su 34 precedenti disputati in riva allo stretto, infatti, quasi la metà, 16, sono finiti in parità. Una tendenza che storicamente dimostra quanto sia combattuto un match che al Granillo non si disputa da lontano 2002. In quella circostanza fu il difensore ceco Martin Iranek a decidere una gara che proiettava Amaranto verso il ritorno nella massima serie. Per i rossoblù, invece, il segno 2 manca a Reggio addirittura da quasi mezzo secolo. Per Francesco Cozza, che ieri ha testato l'assetto tattico contro gli allievi, resta il problema della sterilità in attacco, ma contro il Cosenza serviranno anche tanta concentrazione e meno disattenzioni in tutte le zone del campo, concetti ribaditi da uno dei pilastri del reparto arretrato, Luca Crescenzi. Per quanto creiamo noi, potremo fare più gol degli altri ogni partita, però evidentemente ci dice male anche nel finalizzare l'azione e magari arriviamo al 90esimo e abbiamo dei cali di concentrazione. E gli altri invece ci puniscono alla prima occasione, perché ha fatto la Juve Stabia fino al gol di Carmine e non aveva calciato in porta. Un copione che mister Cozza non intende più riproporre, a cominciare dalla partita di domenica, che è già uno snodo decisivo nel campionato della Regina.